schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch per poter salvare il borsone. Alcuni mi avevano detto che non funzionava, non salvava. Ragazzi, allora, se il glitch lo fate bene, il borsone vi si salva. Allora, in primis, chi deve prendere il borsone deve avere questa missione, la missione del CEO col Phantom Wage, ragazzi. Non so se funziona con la fleca, provate, però non saprei dirvi. E quindi continuiamo. Allora, dicevo, chi vuole salvare il borsone deve essere l'host di questa missione, perché solo lui andrà a poter salvare il borsone. A questo punto invitate un amico, perché vi serve un amico per poter fare questa missione, è l'unica pecca. E a questo punto, quando avviate la missione, l'avviate con l'elicottero in maniera tale che vi possiate spostare come cazzo volete voi e ve ne andate nel vostro appartamento. Ragazzi, io qui avevo l'appartamento al Eclipse Tower e quindi vado all'Eclipse Tower. Allora, perché ragazzi il borsone, allora qui vedete che lo avete in due, però lo può salvare solamente l'host. In questo caso è il personaggio con i capelli blu. Ragazzi, ho girato il video con il personaggio della mia ragazza, perché comunque io non avevo la missione del Phantom Wage e quindi andiamo a farlo. Allora, il discorso sta qui ragazzi. Allora, quando noi entriamo, anche se il nostro amico ci invita nel suo appartamento, come vedete in questo caso, noi spawneremo sempre nel nostro CEO, perché comunque siamo noi l'host della missione e quindi ci porterà sempre nel nostro CEO. Se andremo a pigiare il menu interazione, sia noi che il nostro amico andremo a pigiare il menu interazione per poter cambiare un qualcosina, non so, un paio d'occhiali o una cagata, mette un cappello, qualunque cosa, ragazzi, come vedete non ce lo farà fare, quindi non ci darà la possibilità di poter salvare il nostro borsone. Quindi a questo punto, ragazzi, l'unica cosa che ci resta da fare, come vedete che qui ci compare la freccettina di merda che ci dice di andare al guardaroba, e andiamo nel guardaroba e qui potremo cambiare un accessorio. Ragazzi, potremo mettere un accessorio qualunque, volendo possiamo mettere qualunque cosa. Io in questo caso cambio solamente gli occhiali. Una volta fatto ciò, ragazzi, l'unica cosa che dovete fare, che non vi dovete dimenticare perché sennò poi mi dite ah ma non salva, è salvare il completo. Quindi ragazzi, non siate rincoglioniti, dovete fare tutti i passaggi come vanno fatti, sennò è normale che il completo non ve lo salva. È scontato che alla persona che vi sta aiutando non salverà il borsone, ragazzi, ve lo dico già dal principio. Quindi a questo punto, una volta che avete salvato il completo, fate un cambio di sessione, rimettete il completo che avevate salvato e avete il borsone. Ragazzi, il borsone è un accessorio che bugga tutti gli altri completi, quindi una volta messo il borsone non potrete cambiare completo. L'unica maniera di poter cambiare completo e rimetterne un altro è suicidarvi. Detto questo ragazzi, spero che il glitch vi sia chiaro. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti.